Quanto mangi vitella? Cavolo, ho mangiato lo stinco di asino! Oh mio Dio, un pezzo di manzo sta affogando! Amore, mi fai schifo! Hashtag non impennare. Animali e animale, finalmente è uscito il video dalla Grecia. Io e Sabrina all'avventura dell'isola di Santorini, lasciate un sacco di mi piace, godetevi tutto il video, buone vacanze e anche buon Natale, così. Vlog dalla Grecia! Animali, animale, io non capisco niente, ma questo video inizierà così. Mi sembra un cinese. Vabbè, le immagini parleranno da sole. Ciao amore, come stai? Ti ho preparato la colazione. Non l'hai preparata tu. Ciao mondo. Ve l'ho detto che le immagini parlavano da sole. C'è anche il mio amore telecamera, baciamo le telecamere. La prepari tutti i giorni. Tu dovresti prepararla a me. Perché? L'uomo stanco lavora e la donna soddisfatta prepara la colazione all'uomo. Non è vero. Sta facendo questa faccia, non fatevi convincere, non è assolutamente vero. Comunque è arrivata l'omelette, tutta la roba che abbiamo chiesto. Sono arrivati yogurt grechi o greci. È arrivata la spremuta d'arancia, la frutta fresca tagliata a pezzi. È arrivata lei. E tutto questo, ah giusto, il croissant, il tè. Tutto questo qua davanti. Mangiamo. È mezz'ora che io mangio mentre tu... 10 minuti arrivo! È normale che si è alzato a aprire il tipo. Però nuda. Che cosa? Madame, vuole un po' di tè? Sì, monsieur. Deve girare la tassa. Non me la giri tu, fai il gentiluomo, giravela. Palle. Che cosa? Ma con la pianta. Ma madame, le stavo servendo l'acqua calda per il tè. Ricordatevi questo. Me lo servo. In no look, che non sto guardando. È pieno. E poi come i veri maschi arpa. Comunque buongiorno amore. Che schifo. Facciamoci un frullato. Punz, 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 punz. Volevo solo darti un bacio, non te lo do più. Oh, borgomela. Stai mangiando tutta la frutta. Ma no, ma la mela è non c'è, io pensavo ci fosse più mela, no, e non ce n'è più mela. Pensavo che fossero due file di mele, ho detto vabbè, una a me e una a Invece no, si vede lontano un miglio che questa è una pera. Non è vero, potrebbe essere la melinda gialla. Io al mattino sono scarico, quindi diciamo che le parti divertenti le sta facendo lei. E volevo aggiungere che io sto ancora mangiando tranquillamente, ho bevuto il tè, sai, due pezzi di frutta. Cioè, quindi guardate la mia parte e guardate la sua parte. Amore, mangia il croissant, è buonissimo. Brioche finito, è tutto finito, spremuta d'arancia finita, yogurt dietro finito, gli manca solo il tè che è la cosa più facile da bere. Amore, tu hai mangiato tutto, sei una betoniera. Ciao vitellina mia, quanto mangi vitella? Volevo solo farvi notare come la telecamera di Sabrina è molto più salutare di lei, mangia l'insalata. Finalmente siamo pronti per uscire, visto che la Slort dopo la colazione voleva farsi un'oretta di sonno. Slort? Ma stai sentendo questo odorino di cibo? Sì. Ma tu hai sempre, è incredibile, ma sei un orso, mangi e dormi. Siamo. Vabbè, piscinetta nostra, ci vediamo dopo. Una piscina in camera solo nostra. Culona, culona, culona. Andiamo un po' in giro per l'isola, amore. Qua ci sono i mulini. Qua a Santorini ci sta anche un vulcano. Non so bene dove si trovi, ma c'è un'isola con un vulcano attivo. Raga, noi siamo abituati ai taxi, alle scale mobili, a qualcuno che ti porta in giro. Qua si cammina e basta, non c'è nient'altro. Il posto è bellissimo, ma si cammina e basta. Comunque raga, è veramente veramente figo. Guardate, ci sono tutte le cittadine bianche, piccoline, che si abbracciano sulla costa. Sono tutte in cima alla costa. Chissà che tuffi da là in cima là. Ciao Mini Mirta! È la prima cosa che ho detto. Ciao Mini Mirta, almeno tu ti fai accarezzare qua, eh. Alla fine dopo pranzo si è trasformata in una giornata di shopping barra souvenir. E vi giuro che mi è venuto troppo da ridere perché ho visto una cosa. Che puoi? Ecco.
Benissimo. Sto provando un vestitino da sposa. Esce la pezza adesso, esce lo slort. Stavo dicendo, raga, ti giuro mi è venuto da ridere troppo in modo spontaneo perché mi stavo guardando in giro per vedere i souvenir e appare questo. Cosa notate di strano? Vi giuro, raga, mi sono spaventato. Ho detto, ma cosa ci fa? Pensavo fosse vero, raga, ve lo giuro. È l'ora del bagnetto. So che non servirà a niente, ma magari faccio qualche ripresa anche subacquea, come ormai ogni vlog in piscina. Vale la spiaggiata, ore 18. Che bella entrata scenica. Anche era questa. Voto 10. Ciao. Ciao. Come stai? Ma che siamo alle elementari. Bene, tu? Ti do il bigliettino TVB. Adesso facciamo un gioco. Ok. Vai a prendere la GoPro sott'acqua. Ok. Ah, pensavo dici sì, no. Però non può guardare assolutamente dove la metto. Quindi vai all'angolo lì. Vai. Sto nuotando. Non stai nuotando. Stai muovendo l'acqua. Sabrina era convinta che in piscina si potesse galleggiare, ma io gli ho detto guarda che si galleggia in mare perché c'è il sale. Non è vero. Più c'è sale, più si galleggia. In piscina non c'è il sale. Per me si può galleggiare lo stesso. Allora vai, prova. Perché ti insegnano che quando c'è l'acqua basta che fai il morto. Prova, non ce la faccio. Vai, fai il morto. No, va sotto, amore. Fidati, visto, in piscina. Visto che era un bagnino, io adesso sarò io il morto e tu dovrai fare la bagnina e mi dovrai salvare. No, però aspetta, quando facevo il nuoto da piccola, qualche lezione perché poi ho smesso. Tu no, non sei neanche mai stata in acqua. Sì, ma il mio insegnante mi aveva detto che ci faceva fare la stella. Non puoi far così, cioè, cosa è accettare? Non puoi. Vai là e fai finta di essere la bagnina seduta. Cavolo, ho mangiato lo stinco di asino. Oh mio Dio, un pezzo di maso sta affogando. Arrivo. E ti sposerò. La respirazione bocca a bocca. Presto. Che schifo, mi hai sputato addosso. No, no, amore, la respirazione. Che cazzo di bagnina sei? Se mi fai ingoiare l'acqua. Aiuta. Facevo la verticale da piccola. Ah, fermo! Una foca! Volevamo dirvi... aspettate... no, amore, ok. Volevamo dirvi che io e Sasha questo mese faremo un figlio. No, che poi se dico una roba del genere iniziano a guardare le mie foto di Instagram. Oh mio Dio, qui hai un millimetro in più di pancia! Sei incinta! Amore, mi fai schifo! Amo tantissimo. Rimane il fatto che qua è veramente una figata assurda. L'acqua è calda e vi giuro che non ci ho pisciato dentro. E più tardi, se riusciamo, come si vede laggiù in lontananza, andremo sugli asinelli. Concludere questo bellissimo video. Scusate che ho problemi motori in questo momento. Ci stiamo facendo un giretto in cima al monte. Però figuriamoci se io e Sabrina avevamo voglia di farcela a piedi. Quindi abbiamo preso gli asinelli. No, amore, il cavallasino. È vero, perché non abbiamo mica capito se sono cavalli o sono asini. Piano piano. Questo è pazzo. Io non so come, con che forza riescono a fare una roba del genere, perché io dopo 10 metri, 10 scale del nostro hotel, abbiamo tipo il fiatone, quindi non so minimamente loro. Oh, ma che schifo, sta facendo la cacca il tuo coso. Solo il tuo ha fatto la cacca, il mio invece sta bene, mangia gli yogurt. Quell'isola là che vedete piccolina, mezza e mezza, dovrebbe essere il vulcano. Sì, lo so, non assomiglia per niente a un vulcano classico, però è un vulcano attivo. C'è il ragazzo che non sa minimamente una parola di italiano e di inglese. Alla fine avevamo solo 20 euro, costava 20 euro ad asino, ma non ce l'avevamo, dovevamo pagare con la carta di credito, ma lui mi sa che non ce l'ha la carta di credito.
di... Il giro in quad lo vedrete sul canale di Sabrina, che insomma abbiamo fatto metà giro dell'isola, che comunque non è piccola, l'isola di Santorini. Hashtag non impennare. Ma sulla cartina diceva che c'era un castello in cima al monte. Questo mi sembra una casa di marzapane. Comunque siamo arrivati in cima, mi sa. Ciao piccolo, mi sa che te c'hai sonno. Ciao piccolo. Ma ciao. Diciamo che abbiamo un po' accettato con l'asino, però vabbè, ci sta a sentire da fare a piedi. Poi ci sono tipo i lucchetti, mi sa, dell'amore. Facciamo finta di niente, non da qua si vede male la vista, amore. No, amore, non andare di lì, ti ho detto che è brutto. Non, no, è brutto, è un posto brutto. Perché sono che? Perché se no rubano la croce. Lo mettiamo anche noi. Non ce l'abbiamo. L'elastico. Ah, meno male. Per me l'ho messo quando avevo 8 anni. No, questa è la prova, che sei ingrassata. Ah. Hai perso un braccio. Questo qua tra l'altro è il bracciale che mi ha dato Ari. Quindi Ari cuoricino, io, te e Sasha saremo qui. Vai Ari cuoricino. Ora siamo a Santorini. Stiamo tornando giù. Oh mio. Oh oh. Meno piano. Oh. Ah, c'è anche il servosterzo. È bravissimo. Animale, direi che questo video può concludersi qua. Aspetta. Però poi posso dirlo io? Sì, questo primo video da Santorini in Grecia può concludersi qua. Potete iscrivervi al centro oppure guardare due bellissimi video ai lati. Ci si becca domani ad un prossimo video. Stay angry.